Nulla. La strada a mezzanotte si srotola dai miei piedi. Quando chiudo gli occhi, queste case sognanti non sono più. È per un mio capriccio che la celeste cipolla della luna sta sospesa sopra i tetti. Io, se mi allontano, faccio rimpicciolire le case e riduco gli alberi. All'accio del mio sguardo ballonzola la gente marionetta che, ignara di scemare, ride, si bacia, si ubriaca e non sa che se solo batto ciglio è morta. Io, se di umore lieto, do all'erba il suo verde, blasono il cielo d'azzurro e al sole dono l'oro. Ma nei miei umori più invernali detengo il potere assoluto di boicottare il colore e di proibire ai fiori l'esistenza. Io so che tu appari vivido al mio fianco e neghi d'esser nato dalla mia testa e sostieni che il fuoco dell'amore che senti prova la vera carne. Ma è lampante, mio caro, che tutta la tua bellezza e l'ingegno sono un dono mio. Questa è la storia di Narciso, un bel giovanotto che ogni giorno andava a contemplare la propria bellezza nell'acqua di un lago. Narciso era così affascinato dalla sua immagine che un giorno cadde nel lago e affogò. Nel luogo in cui era caduto nacque un fiore che chiamarono Narciso. Quando Narciso morì,
accorsero le Oreadi, le ninfe del bosco, e videro il lago trasformato da una pozza di acqua dolce in una brocca di lacrime salate. «Perché piangi?» domandarono le Oreadi. «Piango per Narciso», disse il lago. «Non ci stupisce che tu pianga per Narciso», soggiunsero. «Infatti, mentre noi tutte lo abbiamo sempre rincorso per il bosco, tu eri l'unico ad avere la possibilità di contemplare da vicino la sua bellezza. Ma Narciso era bello?» domandò il lago. «Chi altri meglio di te potrebbe saperlo?» risposero sorprese le Oreadi. «In fin dei conti, era sulle tue sponde che Narciso si sporgeva tutti i giorni.» Il lago rimase per un po' in silenzio. Infine disse: «Io piango per Narciso, ma non mi ero mai accorto che fosse bello. Piango per Narciso perché tutte le volte che lui si sdraiava sulle mie sponde, io potevo vedere riflessa nel fondo dei suoi occhi la mia bellezza.» Diventato famosissimo nelle città dell'Aonia, Tiresia dava responsi inconfutabili a chi lo consultava. La prima a assaggiare l'autenticità delle sue parole fu l'azzurra Liriope, che Cefiso un giorno aveva spinto in un'ansa della sua corrente, imprigionato fra le onde e violentato. Rimasta incinta, la bellissima ninfa partorì un bambino che sin dalla nascita suscitava amore e lo chiamò Narciso. Interrogato se il piccolo avrebbe visto i giorni lontani di una tarda vecchiaia, l'indovino aveva risposto: «Se non conoscerà se stesso.» A lungo la predizione sembrò priva di senso, ma poi l'esito delle cose, il tipo di morte, la strana follia la confermarono. Di un anno aveva ormai superato i 15, il figlio di Cefiso, e poteva sembrare tanto un fanciullo che un giovane. Più di un giovane, più di una fanciulla lo desiderava. Ma in quella tenera bellezza v'era una superbia così ingrata che nessun giovane, nessuna fanciulla mai lo toccò.
Mentre spaventava i cervi per spingerli dentro le reti, lo vide quella ninfa canora che non sa tacere se parli, ma nemmeno sa parlare per prima. Ecco che ripete i suoni. Allora aveva un corpo, non era voce soltanto, ma come ora, benché loquace, non diversamente usava la sua bocca, non riuscendo a rimandare di molte parole che le ultime. Questo si doveva a Giunone, perché tutte le volte che avrebbe potuto sorprendere sui monti le ninfe stese in braccio a Giove, quella astutamente la tratteneva con lunghi discorsi per dar modo alle ninfe di fuggire. Quando la dea se ne accorse di questa lingua che mi ha ingannato, disse, potrei disporre solo in parte. Ridottissimo sarà l'uso che tu potrai farne. E coi fatti confermò le minacce. Solo a fine di un discorso, ecco, duplica i suoni ripetendo le parole che ha udito. Ora, quando vide Narciso vagare in campagne fuori mano, ecco, se ne infiammò e ne seguì le orme di nascosto. E quanto più lo segue, tanto più vicino alla fiamma si brucia, come lo zolfo che, spalmato in cima a una fiaccola, in un attimo divampa se si accosta alla fiamma. Quante volte avrebbe voluto affrontarlo con parole dolci e rivolgergli tenere preghiere. Natura lo vieta, non le permette di tentare, ma e questo le è permesso, sta pronta ad afferrare i suoni per rimandargli le sue stesse parole. Per caso il fanciullo, separatosi dai suoi fedeli compagni, aveva urlato: c'è qualcuno! Ed ecco, qualcuno risponde. Stupito, lui cerca con gli occhi in tutti i luoghi, grida a gran voce: vieni! E lei chiama chi l'ha chiamata. Intorno si guarda, ma non mostrandosi nessuno. Perché, chiede, mi sfuggi? E quante parole dice, altrettante ne ottiene in risposta. Insiste, e ingannato dal rimbalzare della voce, qui riuniamoci, esclama, ed ecco che a nessun invito mai risponderebbe più volentieri. Uniamoci, ripete. E decisa a far quel che dice, uscendo dal bosco, gli viene incontro per gettargli, come sogna, le braccia al collo. Lui fugge, e fuggendo, togli queste mani, non abbracciarmi, grida, passa piuttosto a morire che darmi a te. E lei nient'altro risponde che darmi a te. Respinta, ecco, si nasconde nei boschi, coprendosi di foglie per la vergogna il volto. E da allora vive in antri sperduti. Ma l'amore è confitto in lei e cresce col dolore del rifiuto. Un tormento incessante le estenua sino alla pietà al corpo. La magrezza le raggrinza la pelle e tutti gli umori del corpo
si dissolvono nell'aria. Non restano che voce e ossa. La voce esiste ancora. Le ossa, dicono, si mutarono in pietre. E da allora sta celata nei boschi, mai più è apparsa sui monti. Ma dovunque puoi sentirla, è il suono che vive in lei. Così di lei, così d'altre ninfe nate in mezzo alle onde o sui monti, s'era abbeffato Narciso come prima d'una folla di giovani, finché una vittima del suo disprezzo non levò al cielo le mani, che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama. Fonte limpida dalle acque argente e trasparenti che mai pastori, caprette portate al pascolo sui monti o altro bestiame avevano toccato, che nessun uccello, fiera o ramo staccatosi da un albero aveva inturbidita. Intorno c'era un prato che la linfa vicina nutriva e un bosco che mai avrebbe permesso al sole di scaldare il luogo. Qui, della caccia e dal caldo, venne a sdraiarsi, attratto dalla bellezza del posto e dalla fonte. Ma mentre cerca di calmare la sete, un'altra sete gli nasce. Rapito nel porsi a bere dall'immagine che vede riflessa, si innamora d'una chimera. Corpo crede ciò che solo è ombra. Attonito fissa se stesso e senza riuscire a staccarne gli occhi rimane impietrito come una statua scolpita in marmo di Paro. Disteso a terra contempla quelle due stelle che sono i suoi occhi. I capelli degni di Bacco, degni persino di Apollo, le guance lisce, il collo d'avorio, la bellezza della bocca, il rosa soffuso sul niveo candore e tutto quanto ammira è ciò che rende lui meraviglioso. Desidera, ignorandolo, se stesso. Amante e oggetto amato, mentre brama si brama
e insieme accende e arde. Quante volte lancia inutili baci alla finzione della fonte, quante volte immerge in acqua le braccia per gettarle intorno al collo che vede e che in acqua non si afferra, ignora ciò che vede. Ma quel che vede l'infiamma. È proprio l'illusione che l'inganna, eccita i suoi occhi. Né il bisogno di cibo o il bisogno di riposo riescono a staccarlo di lì, disteso sull'erba velata d'ombra, fissa con sguardo insaziabile. Quella forma che l'inganna si strugge, vittima dei suoi occhi. Poi, sollevandosi un poco, tende le braccia a quel bosco che lo circonda e dice: esiste mai amante o selve che abbia più crudelmente sofferto? Voi certo lo sapete, voi che a tanti offriste in soccorso un rifugio. Mi piace, lo vedo. Ma ciò che vedo e che mi piace non riesco ad afferrarlo. Tanto mi confonde amore. E a mio maggior dolore non ci separa l'immensità del mare. Strade, monti, bastioni con le porte sbarrate. Un velo d'acqua, un velo d'acqua. E lui sì, vorrebbe donarsi. Ogni volta che accosto i miei baci allo specchio d'acqua, verso di me ogni volta si protende, offrendomi la bocca. Dire che si può toccare. Un nulla sì si oppone al nostro amore. Chiunque tu sia, qui, vieni, perché mi illudi, fanciullo senza uguali, dove vai quando ti cerco? E sì che la mia bellezza e la mia età non sono da fuggire, anche delle ninfe mi hanno amato, con sguardo amico mi lasci sperare non so cosa. Quando subito le tendi anche tu, quando sorrido ricambi il sorriso. E ti ho visto persino piangere quando io piango. Con un cenno rispondi ai miei segnali e a quel che posso arguire dai movimenti della bella bocca. Mi ricambi parole che non giungono alle mie orecchie. Io sono io. L'immagine mia non mi inganna più. Potessi staccarmi dal mio corpo, voto inaudito per gli amanti, voler distante chi amiamo. Ormai il dolore mi toglie le forze. Non mi resta da vivere più di tanto. Mi spengo nel fiore degli anni. No. Grave non mi è la morte, se con lei avrà fine il mio dolore. Solo vorrei che vivesse più a lungo lui, che è tanto caro.
ma il cuore è unito in un'anima sola, noi due ora moriremo. Dice. E delirando torna a contemplare quella figura e con le sue lacrime sconvolge lo specchio d'acqua che increspandosi ne offusca lo splendore. Vedendola svanire, dove fuggi? Esclama, fermati, infame! Non abbandonare chi ti ama! Se non posso toccarti, mi sia permesso almeno di guardarti e nutrire così l'infelice mia passione. In mezzo ai lamenti, dall'orlo in alto lacera la veste e con le palme bianche come il marmo si percuote il petto nudo. Ai colpi il petto si colora di un tenue rossore, come accade alla mela che candida su una faccia si accende di rosso sull'altra, o come all'uva che in grappoli cangianti si vela di porpora quando matura, specchiandosi nell'acqua tornata di nuovo limpida, non resiste più. E come cera bionda al brillio di una fiammella, o la brina del mattino al tepore del sole si sciolgono, così sfinito d'amore si strugge e un fuoco occulto a poco lo consuma. Del suo colorito rosa misto al candore ormai non v'è più traccia, né del fuoco, delle forze, di ciò che prima incantava la vista, e nemmeno il corpo è più quello che Eco aveva amato un tempo. Ma quando lei lo vide così, malgrado la collera, ricordo, si addolora. E ogni volta che l'infelice mormora, ahimè, rimandandogli la voce ripete, ahimè. E quando il ragazzo con le mani si percuote le braccia, replica lo stesso suono, quello delle percosse. Le ultime sue parole, mentre fissava l'acqua, una volta ancora furono, ahimè, fanciullo amato invano. E le stesse parole gli rimandò al luogo, e quando disse addio, ecco, sull'erba verde e la morte chiuse quegli occhi incantati sulle fattezze del loro padrone.
Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di Narciso, per come è stata immaginata da Ovidio pochi anni dopo la nascita di Cristo. Due secoli dopo, Pausania, scrittore e geografo greco, oppone al racconto di Ovidio una sua personale versione dei fatti. Eccola. Nella terra dei Tespiesi vi è un luogo chiamato Donacon, che significa canneto. Qui si trova la fonte di Narciso e si racconta che il giovane guardasse dentro quest'acqua e, senza comprendere che stava vedendo la propria immagine, senza rendersene conto, si innamorò di se stesso e a causa di quell'amore gli sopravvenne la morte presso la fonte. Ma è davvero una storia completamente idiota. Che un individuo già arrivato all'età di potersi innamorare non sia nemmeno capace di distinguere che cosa è un uomo e che cosa è l'immagine di un uomo. C'è anche un'altra storia su di lui, meno conosciuta della precedente, ma che comunque si racconta. E cioè che Narciso aveva una sorella gemella e che, fra le altre cose, i due avevano un aspetto in tutto somigliante e che entrambi portavano la chioma acconciata allo stesso modo e vestivano abiti simili e inoltre andavano a caccia l'uno in compagnia dell'altra. E che infine Narciso si innamorò della sorella. E quando la fanciulla morì, recandosi spesso alla fonte, capiva sì di vedere la propria immagine, ma pur comprendendolo, ciò gli era di consolazione e sollievo all'amore, sembrandogli così di vedere non la propria immagine, ma l'immagine di sua sorella. Quanto al fiore del Narciso, da parte mia ritengo che la terra lo fece spuntare anche prima, se si deve giudicare dai versi epici di Pamphos. Questo poeta, infatti, che visse molti anni prima di Narciso, dice che Core, la figlia di Demetra, fu rapita mentre giocava a raccogliere fiori e in quel ratto non fu tratta in inganno dalle viole, ma dai narcisi. Questa la versione di Pausania, ma soffermiamoci sul mistero di quel fiore, del Narciso. Ed ecco il resoconto di un incontro speciale. Gennaio 1939. Virginia Woolf e Sigmund Freud si incontrano a Londra. Sappiamo poco di quell'incontro, ma sappiamo che sarà l'unico tra i due. Qualche parola nel diario di Virginia. Un uomo molto vecchio, rattrappito, danneggiato, con difficoltà di esprimersi, ma attento. Un immenso potenziale, un fuoco antico di cui rimane qualche guizzo. E qualche parola scritta da Leonard, il marito di Virginia Woolf. Quasi tutti gli uomini famosi sono deludenti o noiosi o entrambe le cose. Freud, nessuna delle due. Lui aveva un'aura non di fama, ma di grandezza. C'era qualcosa in lui che faceva pensare a un vulcano semispento, qualcosa di cupo, di trattenuto, di riservato. Mi dette la sensazione che solo poche persone che ho incontrato mi hanno dato, una sensazione di grande gentilezza, ma dietro la gentilezza di una grande forza. Era straordinariamente cortese e in modo formale, vecchio stile. Per esempio, in modo cerimonioso, offrì un fiore a Virginia. Il fiore che Freud offrì a Virginia era un narciso. Thank you.
come tante sono state le versioni letterarie e poetiche del mito di Narciso, tante sono state le versioni nel mondo dell'arte. Il Narciso di Caravaggio è un olio su tela della fine del Cinquecento che ci immerge in una storia di specchi, di doppi. Nel 1913 Roberto Longhi, lo storico dell'arte, vede il Narciso a casa del collega Paolo d'Ancona, che l'ha ricevuto in eredità. Roberto Longhi non ha dubbi. È un'opera giovanile di Michelangelo Merisi. L'opera messa in vendita arriva nel 1916 attraverso una donazione alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini, senza firma né documentazione. E questo fatto inaugura una querelle mai risolta sulla sua paternità. Di chi è questo quadro? È veramente di Caravaggio? O è di Spadarino? Il quadro mostra il momento in cui Narciso si china sulla fonte e cerca di afferrare la propria immagine. Lo spazio del quadro è diviso in due porzioni speculari, sopra il Narciso in carne e ossa e sotto il suo riflesso. L'immagine restituita dall'acqua, però, non è esattamente identica a quella del giovane che si specchia. Secondo la storica dell'arte Rossella Vaudrette, Caravaggio dipinse il Narciso prendendo se stesso come modello e aiutandosi con due specchi posizionati in maniera opportuna. La Vaudrette ha chiesto aiuto ai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio e grazie a metodi di ricostruzione del volto in uso in campo investigativo è risalita alla metà invisibile del viso di Narciso, che, confrontata con altri dipinti di Caravaggio, sembrerebbe restituire proprio il volto del pittore. L'attribuzione al pittore Spadarino, invece, è motivata dall'atmosfera romantica, quasi lirica, di questo dipinto, che è davvero rara nell'opera di Caravaggio. Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino perché figlio di un fabbricante di spade, è noto per aver seguito le orme di Michelangelo Merisi. Il Narciso non sarebbe la prima opera attribuita erroneamente a Caravaggio e poi restituita a Spadarino. Ma un pittore di secondo piano come Spadarino avrebbe davvero potuto dipingere il Narciso? C'è chi sostiene che si tratti di una copia da un originale perduto di Caravaggio, chi invece propende per un'autentica truffa. Lo Spadarino avrebbe realizzato il dipinto con l'intenzione di spacciarlo per una creazione di Caravaggio, sfruttando il successo dell'altro a fini economici. Truffe, doppi, riflessi. Il fresco aspetto. Benedizione.
Perché dov'è la donna così pura il cui insolcato grembo disdegni l'opera del tuo dissodamento? O qual è l'uomo così fatuo da voler essere la tomba dell'amor di se stesso, arrestando la sua posterità? Tu sei lo specchio di tua madre, ed ella in te rimemora il leggiadro aprile del suo rigoglio. E così, dalle finestre della tua vecchiaia, tu vedrai, a dispetto delle rughe, questo tempo tuo dorato. Ma se tu vivi per non essere ricordato, muori solo. E la tua immagine?